Gli antichi greci già 2000 anni fa usavano il computer. Non ci credete? Sentiamo la Ippolito. A ritrovarlo furono un gruppo di pescatori di spugna che a causa di una tempesta finirono sull'isola greca di Antichitera, a nord-est di Creta. Era il 1900, ma la sua costruzione risalirebbe al primo secolo avanti Cristo. Giaceva in fondo al mare, sembrava un'enorme pietra, in realtà al suo interno nascondeva un ingranaggio. Oggi quel meccanismo così complesso, conservato al Museo di Atene, attira ancora scienziati e studiosi di tutto il mondo. Il meccanismo di Antichitera, questo è il suo nome, si può definire semplicemente il primo PC, o meglio, il primo calcolatore meccanico di cui la storia abbia memoria. Ci sono voluti secoli di studi e ora è scesa in campo addirittura la tomografia tridimensionale a raggi X per scoprire le proprietà del suo affascinante e complesso meccanismo. Mosso da ruote dentate, era stato costruito per fare calcoli ma anche per stabilire il sorgere del Sole, le fasi lunari, i movimenti dei pianeti, ancora gli equinozi, i mesi e i giorni della settimana. La particolarità di questa scatola di 30 cm per 15 sta proprio lì, nel riuscire ancora oggi ad attirare gli studiosi di mezzo mondo senza essere stata archiviata come una semplice curiosità del tempo passato.